I presidenti delle due Camere, onorevole Leone e senatore Merzagora, accolgono con le più alte autorità dello Stato il Presidente della Repubblica, che ha voluto inaugurare il centro traumatologico dell'INAIL, sorto a Roma sulla via che conduce al mare. Il direttore professor Martini ha guidato Giovanni Gronchi nella visita a questo che è il maggiore ospedale d'Europa, per curare e rieducare funzionalmente i feriti e i mutilati per infortuni sul lavoro. Il presidente dell'INAIL, onorevole Morelli, ha illustrato man mano le perfette attrezzature del nuovo modernissimo complesso. Il centro ha assunto così l'alta funzione sociale di restituire al lavoro chi a questo ha dato un doloroso contributo fisico.